a salutarci, per interagire con noi e soprattutto oggi per parlare, per presentarvi l'ospite con tutte quelle che sono le sue problematiche. Adesso lo sentiremo sicuramente, perché qua con noi in studio, e lo saluto e lo ringrazio, oggi Claudio Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Como. Quindi una vita purtroppo con grosse difficoltà. Claudio ha avuto un incidente ed è rimasto appunto cieco, e quindi come lui purtroppo ci sono anche tante altre persone che a Como conosciamo, la nostra amica Ada Orsatti, tanto per fare un altro nome, e la salutiamo davvero con grande affetto. È una vita non facile, vero Claudio? Perché ci sono anche tanti ostacoli, tanti problemi, però siete continuate ad andare avanti. E avete festeggiato da poco anche un bellissimo compleanno, quello dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che tu rappresenti. Buongiorno Claudio. Esatto, buongiorno a lei, buongiorno. E a tutti i radioascoltatori e telespettatori, perché sono anche tanti che ci salutano. Diceva che non ha messo il vestito, anzi no, c'è la cravatta. Davide, la cravatta. Allora, Corrado, Davide, Corrado e Sofì sono i primi che ci salutano, anche buongiorno, ma anche Giuliano, buongiorno, perché poi interagiscono, no, i nostri ascoltatori, caro Claudio. No, io vi seguivo nel periodo della pandemia. Ci fa piacere. Io abito in cima al lago. Io dove sono abiti? A Como, come associazione, okay. Ma io abito a Peglio, sono a Peglio. Sì, vicino Olivo. Esatto, un posto bellissimo. Ho visto la bellissima, ho fatto vedere con le guide la bellissima chiesa di Peglio, di Sant'Eusebio, sì. Bellissima, che ha una vista pazzesca, bellissima, su tutto il lago di Como. Sulla come parte si chiamano alta. Gli abitanti di Peglio? Pegliesi. Okay. Li salutiamo gli amici di Peglio, salutiamo gli amici dell'Alto Lago, ma anche Malu, Carolina, Elio, buongiorno a tutti voi, perché oggi vogliamo comunque sensibilizzare anche i nostri ascoltatori, caro Claudio, di questo problema, perché sì, poi è un problema quanti sono le persone che sono iscritte da voi? Allora, l'INPS paga circa 1000 pensioni a disabili visivi in tutta la provincia di Como. Noi abbiamo 300 circa iscritti, quindi un terzo. Anzi, vorrei fare un appello a tutti quelli che prendono la pensione di iscriversi, perché noi non facciamo solo pratiche burocratiche. No, ecco, oltre, bravo. Facciamo un sacco di iniziative. Fate anche tante iniziative, tante cose. Adesso le raccontiamo. Prima però mi dicevi... Volevamo parlare di prevenzione. Bravissimo, perché la cosa che Claudio ci ha detto appena è venuto qui oggi, accompagnato tra l'altro, lo possiamo dire, anche da un volontario che sta facendo servizio civile, un ragazzo giovane che sta dando un aiuto importante... Anche la vostra associazione, 23 anni, esatto. Romolo, esatto. È un impegno importante. Dicevo, ci hai detto appena sei venuto, Claudio, vorrei dire parlare di prevenzione. Sì, perché una volta, anzi, si dice prevenire meglio che curare. Cavolo. Non è un'utopia, nel senso che certe malattie oculari, in modo particolare il glaucoma, perché adesso stiamo parlando di glaucoma, perché dal 7 al 13 marzo c'è la settimana mondiale del glaucoma. Il glaucoma è una malattia, viene chiamato killer silente del nervo ottico. Hai ragione, perché è vero. Perché lentamente, se non viene scoperto prima, quando ti accorgi di vedere male è già troppo tardi. Allora noi 4 volte all'anno di media andiamo in piazza a fare prevenzione. La prima volta nel mese di marzo, che di solito ricorre sempre la settimana mondiale del glaucoma. Verso giugno facciamo la prevenzione non va in vacanza, perché diamo alcuni accorgimenti su come risolvere piccoli problemi che capitano al mare o in montagna. Poi c'è la giornata di una malattia specifica verso ottobre, e poi abbiamo la giornata di prevenzione regionale con la vendita anche di un cubo di cioccolato. Fallo vedere Francesco, che eccolo così qua. Almeno lo possiamo far vedere. Con il quale... Eccolo qua, perfetto. E questo qua è il cubo che lo stiamo facendo vedere, che è pieno di caramelle, pieno, in questo caso. Sono cioccolatini. Cioccolatini, okay, esatto. Okay. Cubo che quindi serve per finanziare, vero Claudio? Alcuni progetti. Vai. In modo particolare quest'anno non abbiamo fatto un grossissimo incasso, perché la pandemia ci ha un po' limitato. Ancora, purtroppo sì. Però va
finanziare un progetto per i nostri bambini della scuola. Molto bene, molto autonomia, bene. Autonomia 4. Perché... Senti Claudio, nel frattempo credo ti faccia piacere, sono molti che ci salutano e ti fanno un saluto. Anna Maria Simo dice grande il nostro presidente. Clara, buongiorno. Monica, anche a te un saluto al presidente, un saluto da Dario, ciao caro Dario, buongiorno. Da Luigi, da Monica, da Lorena, ciao presidente, da Malu, da Carolina e da Elio, tanta gente, ma anche da Loretta, buongiorno, buongiorno a tutti. Con Claudio oggi davvero apriamo questo mondo delle persone che non vedono o ipovedenti, ma comunque con dei problemi davvero rilevanti, molto importanti. Avete sentito il problema, cioè la prevenzione è comunque fondamentale. E poi comunque l'associazione che Claudio porta avanti fa davvero tanto altro. Tu hai detto le pratiche burocratiche, però Claudio, io vedo in quello che voi fate anche comunque gite, percorsi, sì, organizzati, no, attività sportive. Anche, fate anche quello. Un gruppo di sciatori, di sci alpino. Uno dice, ma come si fa? Sabato scorso hanno fatto un'uscita alla Prica. Per esempio, come si fa? Ci sono delle guide appositamente attrezzate e addestrate che ti guidano da... Meravigliosa questa cosa, ragazzi. Via Bluetooth, con l'auricolare. Con l'auricolare, Claudio? Sì, proprio... Esatto, sono dietro di te, ti dicono la situazione della pista. Okay. Mamma mia. E poi ci sono dei navigatori, insomma. Alcuni comandi, sì. Cioè, poi... chiaramente, Claudio, ti devi fidare ciecamente, esatto, del tuo accompagnatore, come con Romolo in questo caso qua, esatto, no? Che qua, ovviamente, cioè, perché chiaramente uno dipende esclusivamente dal suo accompagnatore. Sì. Però tanta roba, veramente. Sì, no, esatto, ma la cosa bella degli sciatori, dei nostri sciatori, è che... Ma anche il tandem vedo, vedo canoa anche sul lago di Pusiano. Perbacco! Vabbè, non ci lasciamo mancare niente. Hai ragione, caro Claudio. A 360 gradi, dicevamo, attività, perché oltre all'informatica, al corso di orientamento e mobilità, che è molto importante perché... ti permette poi di andare in giro da solo, però devi chiaramente capire se stai andando a destra o a sinistra. Certo. L'alternativa è quella di ascoltare i programmi di Barbara D'Urso, quindi tanta roba, bravi. Dico bravi, meno male. Oh, Claudio, ascoltami, quindi tantissima roba, e lo abbiamo già detto, avete un'associazione particolarmente attiva. Invitiamo coloro che magari non lo conoscono bene ancora a venire ad iscriversi. La vostra sede dov'è, Claudio? La nostra sede è a Como, zona Santa Teresa, cioè via Raschi numero 6. Bravo, anche Francesco ha messo anche il nostro Francesco. Ha scritto, ha postato anche il sito ufficiale, ecco, per saperne di più. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione ovviamente di Como, in via Raschi, vicino appunto alla zona di Piazza Santa Teresa. Claudio, ascoltami, ovviamente abbiamo visto e capito che fate davvero tanta cosa e non vi fermate, però i tasti dolenti sono parecchi. In città, ad esempio, e stavamo parlando prima anche con il nostro Francesco qua in studio, che cosa vi occorrerebbe innanzitutto? Allora, premetto che la città di Como è una città bellissima. Certamente, sì. Ai tempi, quando la nostra amica, che adesso è diventata una nostra socia sostenitrice, Alessandra Locatelli, che sarà con noi dopodomani, venerdì mattina sarà con noi a trovarci, Alessandra, assessore regionale. L'avevamo bendata e portata a fare un giro quando era appena stata nominata vice sindaco. L'abbiamo portata a fare un giro col bastone bianco per fargli capire un po' com'era la situazione della città. Ma la stessa cosa aveva fatto anche qualche anno fa Daniela Maroni, ex consigliera regionale, quando era appunto alla presidenza della Regione Lombardia. Qualche anno fa anche lei aveva fatto un percorso similare con una carrozzina, per capire anche per persone con disabilità quanti problemi, Claudio, quanti ostacoli ci sono. Esatto, allora premetto che
come Unione Italiana Ciechi facciamo parte di una federazione che si chiama FAND, okay. Federazione tra le associazioni nazionali disabili, okay. Alla quale partecipano, oltre ai ciechi, gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, mm-hmm. i sordi e i mutilati per servizio. Okay. Noi, insieme a questa associazione, stiamo avendo dei contatti col comune, li abbiamo sempre col comune, nel quale con questi contatti chiediamo un percorso, uno, mm-hmm. adatto a tutte le disabilità, che esatto. tenga conto di tutte le disabilità, anche magari dei daltonici, oltre che quelli in carrozzina. Hai ragione. Quindi la disabilità che riguarda visiva, uditiva, ovviamente, diciamo sensoriale, bravo, oltre sì. che con la carrozzina, esatto, e anche per chi appunto esatto. ha di problemi motori, esatto, ovviamente motoria. Per potersi spostare. Dicevamo un percorso che da Como San Giovanni, passando dove vogliono loro, non abbiamo bisogno, attraverso il centro ci porti al lago. Ah, ecco perché. Non è che ma infatti un percorso con anche segnali sonori, mi sembra importante. I semafori devono essere sonori. La cartellonistica per i sordi. Ah, ecco. Tutte gli accorgimenti che ci vogliono per la disabilità. È un sogno, speriamo che col tempo si realizzi. E questo ce lo auguriamo davvero di cuore, perché è veramente fondamentale, perché ovviamente essere in giro e in città senza questi aiuti diventa praticamente impossibile, oltre che rischioso, purtroppo. Un saluto anche dalla nostra Clara, al presidente, un saluto da Marinella e da Loretta, buongiorno. Questo è il sito ufficiale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Qua, Francesco, scusa, si fai vedere anche il libro. Anche il libro, nella notte ci sono, ecco, anche le stelle. Il libro dell'Associazione appunto Italiana Ciechi e Ipovedenti, della sezione di Como, che Claudio ci ha portato. E abbiamo cercato di capire, di scoprire anche questo mondo, il mondo della disabilità, e quanti problemi, no, Claudio, poi alla fine ti vai a scontrare quasi giornalmente. Però diciamo che con un po' di buona volontà i problemi si riescono anche a superare. Certo, vedo che però c'è anche tanta positività da parte tua. Sì, bisogna, cioè, perché altrimenti è dura. No, è che prima giustamente scherzando, ma fino a un certo punto hai detto purtroppo ho avuto un incidente e non mi sono fatto mancare nulla. È un modo anche chiaramente poi per andare avanti, perché credo che non sia stato facile. Non è facile. Immagino. Chiaramente quando ti trovi. Però grazie di essere venuto, perché secondo me, Claudio, è anche importante fare questo focus, no? Dire ai nostri ascoltatori, dire e far capire che c'è la vostra bella realtà, la vostra associazione che fa le pratiche burocratiche, no? Per persone con disabilità, attività, abbiamo visto. Insieme, facciamo anche le cene al buio. Fate le cene, ecco, bravo. Il 21 marzo saremo al Birivico. Ah, ok. Facciamo un po' di pubblicità. No, ma va bene, ma ci mancherebbe, Claudio, non ci sono problemi. Sabato fate anche l'inaugurazione di un progetto importante. Allora, questo sabato, vogliamo questo dirlo? Sabato, grazie alla sinergia tra la sede centrale, il consiglio regionale nostro, perché noi siamo mm-hmm. organizzati un po' come lo Stato, sì? e la sezione di Como, abbiamo preparato questo centro per le pluridisabilità, dove andiamo ad assistere con persone altamente qualificate, bambini non ancora inseriti nell'età, nel mondo della scuola. Questo è molto, non solo i bambini, anche i genitori, perché guarda, ne abbiamo hanno bisogno di un grosso aiuto anche. Allora, altro. Sabato mattina ore 11 alla sede Via Raschi a Como, l'inaugurazione di questo progetto di intervento precoce rivolto ai bambini con pluridisabilità. Esatto. E purtroppo non è una cosa infrequente, rari, ma purtroppo ci sono. E poi avete anche tante altre iniziative, Claudio. Come no, noi abbiamo anche dei progetti nella scuola, per esempio, oltre ad andare a reclutare i volontari del servizio civile, che c'è un bando che scade il 9 di marzo,
al quale potete ancora partecipare, ragazzi dai 18 ai 28 anni. E servono come manna dal cielo, vero Claudio, esatto, per voi? Perché un ragazzo che viene a fare il servizio civile da voi, come il giovane che ti ha accompagnato qui quest'oggi in studio, è veramente tanta roba. Però ha detto una cosa, dai 18 ai 28 anni si può, sì, partecipare. E perché, esatto, oltre no? È una decisione ministeriale. Mannaggia, peccato però, peccato. Perché magari ci sono tante persone, magari anche pensionate, che potrebbero dare una mano. Fanno parte dei nostri volontari storici. Perché noi, oltre a loro, abbiamo una trentina di volontari storici che devo ringraziare, perché ci permettono di fare un sacco di cose, di partecipare a un sacco di iniziative, di avvenimenti. Sì. Ah, bene, bene, molto bene. Noi stiamo vedendo le foto anche su Facebook. Foto dell'associazione italiana, appunto, Uici Como e Ipovedenti. Parlavamo delle scuole. Abbiamo due progetti nella scuola, che sono uno per i bambini fino alla terza media. Ok. Bambini, non me ne vogliano, ragazzi. Bambini, sì, dai. E bimbi, poi ragazzi, uno per le superiori. Quello per i ragazzi giovani, piccoli, si chiama Giochiamo al buio, ed è un percorso sensoriale dove noi andiamo a far sentire a far toccare degli oggetti, a far fare un percorso al buio, odori, sapori e quant'altro, come riconoscere le monete, un sacco di curiosità. Perché in effetti stai dicendo tanti piccoli grossi problemi del vivere quotidiano. Per noi diamo tutto per scontato. No, esatto, per noi è tutto scontato, la moneta, l'acquisto dei generi, qualsiasi cosa. Per le persone con una disabilità visiva, in questo caso, che Claudio rappresenta, insomma, ragazzi, è un'altra vita. Quindi grazie di essere venuto, grazie di aver portato anche questa importante sensibilità, caro Claudio, ricordandovi ancora che la vostra sede è aperta in via Raschi, che sabato c'è questo progetto appunto per i bambini con pluridisabilità, che ci sono tante altre iniziative e che Claudio, aspettate magari anche qualche altro socio, vero? Prima. No. Anche qualcuno che vuole venire a trovarci l'8 marzo, c'è la festa della donna al pomeriggio. Bravo. Cosa fate? Facciamo una merenda al buio, facciamo un intrattenimento musicale, delle letture, qualche barzelletta. E cosa si mangia? Cosa si mangia? Sorpresa. No, grazie anche a Claudio, a questo bel cubo che hai portato, perché questo è una delle tante iniziative che fate per sostenervi. Non volevo dimenticare la professoressa Franca Iani, non so se voi conoscete. Certo, la conosciamo bene. Sportello Scuola Volontariato, con la quale facciamo il progetto quell'altro nelle scuole superiori, comunicare nel buio. Bene, bene, bravo Claudio. È appena passato il compleanno di lui, Braille, genio. Chi è Braille? Bravo, chiudiamo così il nostro incontro di oggi. Chi è Braille? È un genio, bravo. Un ragazzo che ha perso la vista lavorando usando il punteruolo del padre, si era rovinato un occhio, poi per par condicio anche l'altro ha deciso di rovinarsi, perché succede a volte, è una malattia che non mi ricordo bene come si chiama, però succede. E questo signore ha inventato un codice che ha permesso ai ciechi di tutto il mondo, perché va bene per tutte le lingue, anche per il cinese o il giapponese. È un alfabeto in rilievo con il quale si legge, si scrive e si studia. E ha dato accesso ai non vedenti, alla cultura, la possibilità di studiare, ma non solo studio, letteratura, eccetera, musica, matematica. Con questo sistema si fa un po' tutto a 360 gradi. È chiaramente difficile perché uno deve essere bravo, però se imparato da piccolino è un metodo importantissimo che vi aiuta tanto. E nonostante la tecnologia adesso si adatta anche alla tecnologia e quindi non è superato, nonostante abbia quasi 200 anni. Ti saluta anche Mimma, ciao Mimma, un saluto anche da Davide, buona giornata da Loretta. Mio figlio all'elementare con la sua classe era andato a fare il percorso al buio e credo che lì, uno capisca, e l'assessore Locatelli glielo chiederemo venerdì, che cosa vuole fare adesso che appunto è a Milano, perché so che anche lei è sempre molto attenta anche a questa vostra associazione, quindi glielo chiederemo, perché è molto importante il percorso che tu ci hai detto, caro Claudio. Poi saluto
Salutiamo Claudia, ma anche Maurizio, la Noe, buongiorno anche da Giuliana. Ragazzi, grazie, i saluti al nostro ospite, graditissimo, un saluto anche da Anna. Ciao Anna, buongiorno, fate il passaparola, Maurizio e tutti gli altri amici, Mimma, Davide, mi raccomando, Loretta, fate il passaparola, perché se c'è qualcuno che ha questi problemi, sappia che non è solo, Claudio, giusto? Possiamo esatto, chiudere così esatto. Il nostro siamo incontro di oggi. Lì e diamo la nostra consulenza. Ma anche un supporto importante, psicologico, poi c'è anche quello amministrativo, le pratiche, no? Perché purtroppo c'è ci anche vogliono. Tanta burocrazia e ci vogliono, insomma, vabbè, anche no, vabbè, però magari un minimo. Vabbè, comunque, buongiorno a tutti, grazie di essere rimasti con noi e soprattutto un saluto affettuoso a Claudio Lacorte, presidente italiana Cechi, ipovedenti di Como, oggi. Oggi graditissimo ospite a Ciao Como di mattina. Ti aspettiamo ancora presto, caro grazie Claudio. Grazie a voi, grazie, e alla prossima. Grazie davvero. Buongiorno a